Blockchain e database, quali sono le principali differenze? E come funziona in relazione a Bitcoin, ad Ethereum e alle altre criptovalute? Può la tecnologia blockchain sostituire in futuro i database? Scopriamolo insieme a Marco Crotta, blockchain specialist e advisor, fondatore di Blockchain Caffè. Io sono Tommaso Allegra e questo è Fintech 24. Fintech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro. Ah sì, ogni tanto viene fuori questo discorso, la blockchain è un database, non è altro che un database, ma si può assomigliare a un database, la uso al posto dei database. Allora, subito, in secchi, giù, netti con l'accetta, no. Ci sono delle differenze fra blockchain e database? Assolutamente sì. Sono differenze macroscopiche? Sì, sono differenze enormi. Vale la pena appunto conoscerle e sottolinearle proprio per evitare questa ambiguità di fondo. Partendo con una nota per i puristi, cioè ovviamente parlare di database vuol dire tutto e vuol dire niente, perché è un concetto molto ampio, molto astratto, esistono decine di famiglie di database diversi. Allo stesso modo oramai dire blockchain vuol dire tutto e vuol dire niente, perché ci sono casi diversi di blockchain, tentativi di obtorto collo piegare la blockchain a fare delle robe che non dovrebbe fare e tipi di blockchain che non dovrebbero esistere. Allora io preciso, mi riferisco al classico caso database SQL, NoSQL da una parte, e alla blockchain vera, quindi quella pubblica, aperta, distribuita, eccetera eccetera, come ad esempio quelle di Bitcoin e quelle di Ethereum. Comunque si può fare un confronto fra queste due tecnologie stando larghi. Però, volendo fare una differenza delle caratteristiche da una parte database, dall'altra blockchain, cosa abbiamo? Il database parte generalmente con un'architettura client-server, cioè c'è un programma che fa da server dove stanno i dati, tu hai un client, ti connetti e scarichi o comunque dialoghi con questo database. Dall'altra parte cosa succede? Tu nella blockchain hai un nodo, tutti i nodi sono uguali, non c'è una relazione client-server e tu interagisci liberamente e apertamente. Il database, quindi, per sua natura, per quanto esistono configurazioni diverse, tendenzialmente è un'entità centralizzata, puoi avere uno o più server dove risiedono i dati e i dati stanno esclusivamente lì. Poi ci possono essere repliche, possono essere shard, possono un sacco di cose, però il concetto di base database è quello. La blockchain invece è nativamente distribuita, quindi esiste proprio il concetto di essere decentralizzata e distribuita, proprio perché i nodi, che sono tutti quanti uguali, hanno le loro copie dei dati localmente, quindi non c'è un punto o anche più punti dove andare a cercare il dato. Questo fa sì che da una parte tu hai un database che potrebbe essere meno resiliente a una certa serie di attacchi o una certa serie di problemi, il classico meteorite che ti cade sulla sala server, dall'altra parte invece hai nativamente il fatto che, essendo decentralizzato, questo problema assolutamente non ti si pone. Dall'altra parte tu hai che il database, comunque, per consentire l'accesso a questi dati centralizzati c'è un meccanismo di autenticazione, comunque di permesso, che deve esserti garantito. Dall'altra parte, nella blockchain seria, questo permesso non c'è. Tu ti scarichi un software, ti costruisci il tuo nodo, lo metti a funzionare e fai parte della blockchain, portando il tuo contributo e potendo interagire con i dati della blockchain esattamente come tutti gli altri. Nel database ci sono degli amministratori, che quindi sono persone fidate che ti danno la possibilità di accedere ai tuoi dati o meno, quindi che controllano tutto quanto. Dall'altra parte, in blockchain queste cose non esistono, esistono al più delle figure particolari, possono essere i miner, per dire, che hanno invece lo scopo fondamentalmente di validare i dati e di portarli avanti. A livello di dati, il database cosa ti contiene? Salvo, diciamo, backup, recovery, cose di questo genere. Tendenzialmente un database ti tiene lo stato della situazione in quel momento, cioè ti fotografa una situazione di dati, anche magari molto estesa, molto complessa, che però è attuale ora. Dall'altra parte, nel caso della blockchain, tu hai che i vari blocchi, di fatto, ed è questa è proprio una cosa particolare della blockchain, vivono guardando all'indietro, cioè tu hai tutto quanto lo storico dei dati a cui attingere per arrivare a determinare lo stato attuale, quindi proprio un approccio dal punto di vista dello storico, dell'esistenza del dato, praticamente diametralmente opposto. Altra cosa assolutamente fondamentale nei dati è che, mentre nel database è un approccio crude, si dice, quindi vuol dire che tu puoi creare, leggere, aggiornare e cancellare i dati nel database sotto permesso e via dicendo, dall'altra parte nella blockchain tu puoi soltanto scriverli,
e leggerli e andare soltanto in append, puoi solo aggiungere dati, non puoi né cancellarli né modificare i dati, cosa per cui è quella una delle altre particolarità fondamentali della blockchain. Poi da una parte sicuramente il database ormai è una struttura estremamente efficiente, estremamente studiata, estremamente veloce, mentre dall'altra parte la blockchain è sicuramente, volutamente, una struttura che è estremamente lenta e dispendiosa, mentre il database trova una sua ragione d'essere nel fatto di essere veloce ed economico, la blockchain trova nell'essere esattamente opposta un'altra sua ragione d'essere, perché è quella che ti garantisce appunto l'immutabilità del dato sotto certi punti di vista, e quindi da quello che sembrerebbe essere una debolezza in realtà ti tira fuori un valore aggiunto. Da ultimo, i database notoriamente possono sempre, per queste loro caratteristiche, avere un po' più di problemi relativi alla sicurezza, che deve essere gestita, che deve andare a guardare i permessi, deve andare a vedere i dati come sono strutturati, se si perdono, se non si perdono e via dicendo. Dall'altra parte la struttura della blockchain ti dice è sicura by design, perché non può essere spenta, non può essere cancellata, non puoi andare a perdere dei dati, non hai bisogno di fare dei backup, non hai, cioè, una cosa completamente diversa. Ora, tutte queste differenze qui non sono differenze da poco, quindi non si può assolutamente andare a dire uso un database al posto della blockchain, o peggio uso un blockchain o una blockchain al posto di un database, perché sono strumenti differenti, possono gestire dati diversi, ognuno per la propria caratteristica e per il modo di usarli. Se tu hai bisogno di velocità non usi una blockchain, se tu hai bisogno di riservatezza, di nascondere le cose, non usi una blockchain, usi un database. Se tu invece hai bisogno di avere un sistema che sia per propria natura distribuito, decentralizzato, e tu vuoi usare il fatto che presenti il tuo dato e dici questi sono i miei dati, tutti li possono vedere, usi una blockchain, non usi un database. Se tu hai bisogno di garantire l'immutabilità, di garantire trasparenza, usi una blockchain, non usi un database. Quindi questi sono in grosso modo due punti di riferimento che possiamo avere rispetto alle differenze. L'importante è non cadere mai nel tranello di dire sono simili, posso usare uno al posto dell'altro, uso uno come se fosse l'altro, eccetera eccetera. No, sono e devono rimanere due tecnologie molto differenti, che hanno caratteristiche molto differenti, quindi ognuna va utilizzata nel proprio settore, nel proprio campo, dove le sue caratteristiche essenziali permettono fondamentalmente di ottenere il meglio per il progetto che stai portando avanti, perché stai usando lo strumento giusto. Diversamente cosa succede? Stai usando lo strumento sbagliato, magari per ragioni di marketing, magari per altre situazioni, e ti ritrovi con uno strumento sbagliato che, su un progetto che potenzialmente potrebbe anche tranquillamente farlo naufragare. Fintech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro.